Un modo interessante per suonare su un accordo di settima dominante consiste nell'arpeggiare altri accordi che contengano note dell'accordo in questione, oltre a eventuali estensioni che andranno a colorarlo. Nel primo esempio vediamo l'arpeggio dominante settima dell'accordo stesso, in questo caso Sol, ma se ad esempio costruiamo sulla sua terza, in questo caso un Si, un arpeggio semidiminuito, andremo a descrivere una sonorità Sol nona. Nell'esempio successivo eseguiamo un arpeggio minore settima costruito sulla quinta giusta di Sol, quindi un Re minore settima, che colorerà la nostra dominante come un accordo di undicesimo. Nell'ultimo esempio eseguiamo un arpeggio maggiore settima costruito sul settimo grado minore di Sol, quindi un Fa maggiore settima, che descriverà il nostro Sol come un Sol tredicesima.